C'è un microfono. Ah, ok, ti lascio con un po' con la camisa. Ci sta, sì. Ci sta, sì. Così? Sì. Ok. Ora dobbiamo capire qual è il canale. Non sappiamo ancora quale. Quando si imposo a parlare, ella sentirà. Ok. Canale numero 2. Il 2 già sta messo qui, il canale numero 2. Ok, allora è già vediamo. Giusto. Quando lui comincia a parlare, vediamo se quando lui comincia a parlare, vedremo se funziona. Mi puoi mettere? Non so metterlo. Grazie. Questo come andrà? Vediamo come lo fa la gente. Luce. Perché forse è così. Non lo so. Li posso aiutare? Se provo a usarlo, perché non tengo il way combat. Ah, perché si gira, vale. Ah, okay. Sì. Sbagliavamo. Sì, va bene. Ok. Ti disturba o... No, direi di no. No, direi di no. Va bene. Ok. Sì, podem començar, doncs. Se sent bé? Tothom ho sent bé? Molt bé. Ok. Ep. Estic aquí lligat. Bé. Doncs, bona tarda a tothom. Senyores i senyors, benvinguts en aquest marc incomparable, podríem dir, del monestir de Pedralbes, i molt especialment també benvinguts tots aquests que en aquests moments ens segueixen en streaming. Internet té la possibilitat de dir que ens segueixen en streaming des de qualsevol racó del món. Per tant, bon dia o bona tarda o bona nit a tots els que ens estiguin veient en aquests moments en l'emissió del diari Ara. D'aquests diàlegs de Pedralbes, que de fet no comencen avui, ni són aquests els únics. Aquest monestir, l'Ajuntament de Barcelona, ja fa temps s'organitza diàlegs a Pedralbes. La novetat és que avui comença un cicle que treballa conjuntament l'Ajuntament de Barcelona i el diari Ara. És un cicle que té com a títol genèric Ètica i filosofia política al segle XXI. I durant 4 jornades, que comencen avui, després del mes de març, a l'abril i al maig, un al mes, mirarà d'acostar-se a algunes qüestions d'ètica i de filosofia al nostre temps, la primera de les quals no pot ser més oportuna des del punt de vista de l'actualitat i, per tant, també periodístic, fa per un diari, fa per l'Ara, perquè ens hem proposat de contestar la pregunta si la veritat té futur. La pregunta la contestaran dos filòsofs. Un és el coordinador d'aquests diàlegs, que és el Daniel Gamper, i l'altre és una convidada que el Daniel ha triat, que és la professora Franca D'Agostini. És filòsofa, benvinguda. És professora de filosofia de la ciència a la Universitat Politècnica de Torí, d'epistemologia i filosofia política a la Universitat de Milà i col·laboradora habitual del diari La República. Daniel Gamper és professor de filosofia moral i política a la Universitat Autònoma de Barcelona, ha concentrat la seva recerca en l'àmbit de la filosofia política, en concret en teories de la democràcia, la política i la religió. Ha publicat nombrosos articles sobre el paper de les religions a les societats democràtiques, els límits del liberalisme, el concepte de tolerància, és col·laborador habitual del diari Ara i besnet del fundador del Barça. Entendran que és una qüestió que jo no podia deixar de subratllar en la seva biografia. Sí, per tant, també està de dol. Vull dir, no, ja entenguin que no és la millor setmana per anar presumint de segons quines coses, però bueno, cal honorar-ho sempre. I en tot cas, a ells correspon el torn de la paraula per contestar aquesta pregunta sobre si té futur la veritat.
És clar que penso, i això tu, Daniel, a partir d'ara manes tu, que estaria bé que ens preguntessin també què és la veritat. És una pregunta que Pilat fa a Jesús hores abans de ser crucificat, Jesús. Què és la veritat? A mans de qui està? Qui la guarda, la veritat? Qui la controla? Qui és la persona, el professional, que determina que una cosa és veritat? És un periodista, és un filòsof, és un capellà? On està la veritat, no? Bé, són preguntes de les quals partirem per arribar també a l'actualitat, en un moment en què tenim la impressió, si diuen que la primera víctima d'una guerra és la veritat, estem en guerra, perquè el president dels Estats Units està fent esforços diaris per matar la veritat. En la primera roda de premsa va dir que, o la primera compareixença va dir que els periodistes estan entre els éssers més deshonestos de la humanitat, cito textualment, i el seu cap de premsa va dir que a partir d'ara seria el govern que controlaria la premsa, que això era un camí d'anada i de tornada, i que ells tenien fets alternatius, que l'administració Trump tenia fets alternatius. Què en quedarà de la veritat de tot això? Bé, em sembla que no cal més preàmbuls, de manera que, Daniel, potser que ens expliquis la tria del personatge i la tria de la primera pregunta. Sí, el personatge el trio pel motiu pel qual jo en algun moment havia fet entrevistes a altres filòsofs i l'he triat doncs, pel mateix motiu que feia les entrevistes, i és perquè estàs llegint llibres interessantíssims i volia tenir l'oportunitat de tenir l'autor al davant, en aquest cas l'autora, al davant per poder-li repreguntar, no? La qual cosa també, de vegades també t'estalvia de trencar-te el cap amb algunes de les preguntes que sorgeixen en els llibres perquè tens l'autor que t'ho pot solucionar. D'altra banda, també hi ha un altre aspecte que em va picar la curiositat, bueno, no em va picar la curiositat, sinó que vaig tenir l'interès d'invitar la professora D'Agostini, perquè ella uneix dues virtuts que no són habituals de trobar-les unides en filosofia. D'una banda, un enorme rigor en el tractament dels conceptes i al mateix temps doncs, una obertura cap als problemes que en realitat que interessen a tothom, no? Que entenc que són els motius pel qual, el segon és el motiu pel qual entenc que molts de vostès han vingut aquí, no? Perquè el problema de la veritat no és un problema que concerneixi només a quatre filòsofs tancats en el seu despatx o que concerneixi només a l'acadèmia, sinó que ens concerneix a tots, no? I aleshores jo em penso que en aquest petit llibret, que si l'ensenyo només és perquè m'agrada compartir les coses bones amb la gent, no? I el comparteixo perquè justament en aquest llibre que es diu Mentira, traduït al castellà, a l'editorial Adriana Hidalgo, de la professora D'Agostini, en aquest llibret es conjuminen aquestes dues virtuts de la professora, no? Diguem, un enorme rigor i al mateix temps l'obertura al públic, no? Perquè si una de les coses que caracteritza el cafè de la professora és justament el fet de fer una filosofia pública, que no és el mateix que fer una filosofia banal o fer una filosofia només de divulgació, sinó que és la participació de la filosofia en la deliberació democràtica. Jo per ara ho diré així, no sé si ella estaria perfectament d'acord amb Comencem? Aquesta definició. Sí, senyor. Doncs vinga. Totalment. Bé, jo diguem, el Toni ha dit que nosaltres dos respondríem aquesta pregunta, però jo la veritat és que el voldria corregir i diria que serà la professora la que respondrà les nostres preguntes. I jo voldria començar justament amb la pregunta de Ponç Pilat, no? És a dir, què és la veritat? Ok. Innanzitutto vi devo ringraziare. Agraeixo aquesta invitació. Devo ringraziare per questa presentazione. He d'agrair-vos per aquesta presentació. Grazie, Daniel. Gràcies, Daniel.
Diciamo che essere riconosciuti nello sforzo, tenere riconoscimento nello sforzo che uno fa per il, per il compromesso, per lo sforzo che uno fa, perché è importante. Perché a volte si è riconosciuti, però non esattamente per la ragione per la quale si dovrebbe essere. Vogliamo essere. E qui introduciamo subito il tema, giustamente affrontato all'inizio, che si è planteggiata al cominciamento, cioè il fatto che la verità per noi, la verità per noi altri è deve importante quando noi è, quando noi abbiamo verità, quando abbiamo un problema. Abbiamo un presidente della verità, abbiamo un presidente degli Stati Uniti che è oggettivamente una persona inclinata alla guerra, all'aggressività politica, a gestire il dibattito politico, portata a gestionare il dibattito politico in maniera conflittiva, utilizzando dicotomias falsas, contrapposizioni che non sono certas, utilizzando mezze verità, utilizzando mezze verità diventare totali falsità. E allora quando noi abbiamo totals, la menzogna al noi potere, quando teniamo la mentira al potere, Arendt, con dei Anna Arendt e gli teorici del totalitarismo, teniamo un problema della verità. Il punto fondamentale è che noi possiamo, in ser sentit, di oblidare la verità. La verità è la struttura inevitabile dei nostri discorsi. Ma possiamo dimenticarcela. Oblidarla. Ma nel momento in cui non c'è verità, e nel momento in cui non c'è verità, di sotto emerge che concepta e impone la sua presenza. E anzi rivela che sempre vi è stato come una mena di volto al darrera di noi. Perché una intuizione tipica della tradizione filosofica è che la verità è una trampa. È una trappola e proprio è una trampa. E precisamente per ciò è estremamente importante, perché cal conoscerla, cal sapere come funziona, al suo meccanismo interior, al gioco, gli scherzi, la sbroma, fingi tot, la male passata che fa la verità. E a ciò per l'introduzione, però vuoi rispondere di seguito alla tua pregunta. Poi, se è possibile, ritorneremo sul carattere di trappola. Torneremo a parlare del carattere di trampa della verità. Perché Gesù non risponde? Perché Gesù non risponde? Cioè io vorrei rispondere, io vorrei alla rispondere domanda, alla vostra pregunta. Facendo un'altra domanda, secondo voi perché non risponde? Eh? È questo che dobbiamo chiederci. È ciò che andiamo a preguntare. In cambio, tutti riuniti a parlare della verità. Perché stiamo qui tutti certo riuniti parlando della verità? Ha risposto, no? Non si è sentito, cioè, già ha risposto. Ha dato una risposta perché non abbiamo l'introduzione. E quindi perché non teniamo verità. E pertanto necessitiamo parlarne. Ma perché? Però, perché? Pilato domanda Pilato cosa e perché pregunta ciò. Gesù non e perché allora, Gesù non risponde? Non per esplicare Gesù, la non risposta di Gesù, voglio smentare un'aneddota taoista, un'antica storia taoista. E la storia è questa. Essa questa. Un uomo si presenta da un saggio taoista. Va appunto, a Veura, un savio taoista, e gli pregunta che è la realtà. Al savio, al mera, e gli dona un colpo di pugno alla cara. Che cosa voleva dire? Che voleva dire, ambasciò? Allora, il saggio voleva dire... Al saggio voleva dire due cose. In primo luogo, che la realtà è il colpo di pugno alla cara. È ciò entro cui ci imbattiamo. È al che troviamo, no? A cada momento. Che fa resistenza. Al ciò che resistesce, che troviamo. La realtà è questa tavola. Sia, però potrebbe essere un'apparenza. Potrebbe essere un'apparenza di tavola. Come anzi insegna l'antica fenomenologia scettica, potrebbe essere un extraterrestre che ha preso la semblanza di una tavola. Però se fosse asci e tot, il problema della tavola è che io mi pego i caic se non lo tengo in conto. Pertanto la realtà è al cop de pugna alla cara. E questa è la prima risposta. Poi ritorniamo a Gesù. Després volveremo a Gesù e perché non risponde. La seconda
La seconda ipotesi è che al Savi gli hai voluto donare un colpo di pugno, e nel sentito di dirgli, però chi una pregunta fa? La domanda è inopportuna. È su una pregunta inopportuna, non ti cap sentito. Non solo, è fastidioso. No, no, è molesta, è una pregunta molesta. Gesù non risponde perché era un uomo, lasciando banda la creenza sopra Gesù, che sicuramente ne ha intuizioni formidabili se emdumanizza la sua figura al massimo. E queste intuizioni formidabili di Gesù erano la prima risposta implicita al no dit. Gesù non pegava colpi di pugno alla cara perché era amabile. Però la prima risposta è, però che mi stai preguntando? Tu sai già nella verità. Tu già stai nella verità, tu già sai che è. Se no, ni tan sols podrías formulare la pregunta. Se tu non tinguessi già. Se tu non avessi già, in qualche modo, d'alguna maniera, stare qui della verità, se è qui della verità, l'utilizzazione della verità. Noi preguntaria su una cosa scena. Pertanto, la prima risposta, lo sai già. Beh, già lo sapsi. E allora nel non rispondere io ti dimostro come il savio... Meva non risposta, dimostro, tal come va a fare il savio a balzare il cop di pugno, che è la realtà. Actua, non parla della stessa maniera, e la meva non risposta, e dic che tu già tensi la risposta. La seconda ipotesi è che la pregunta stia mal formulata. Perché se io pregunto che è la verità, e chi sono i contenuti verdades, i contenuti verdades sono infiniti. Non è possibile donare, però non è possibile perché non possiamo la verità, perché non si può conoscere la verità, e perciò lo non desde un punto di vista scettico o nichilista, sino desde un punto di vista dei contenuti della verità. Cada vagada al cert, al vertade è cert, il vertade non è una regla, è cada vagada, non è una regla generale. Aristotele, matesh, e è paradossale che sia Aristotele che lo dica, le persone che preguntano o demandano criteri universali di verità, e io dico è nel quarto libro della metafisica, le persone che preguntano cosa sia sci sono persone che non hanno le idee chiare. Aristotele era molto lento, non come Gesù, umiliava con facilità. Non era un democratico. Non era un democrata. Aristotele era tutto Aristotele era in assoluto democratico. Idea, le persone che vogliono i contenuti verdades, per esempio, è un contenuto verdades che io dico, sì, al Po, al Rio Po, pugés 10 centimetri al mese, la metro di Torì quedaria inondata. È certo. È una verità. È una verità. Poi c'è un'altra verità, per esempio, la radice. E un'altra verità. Per esempio, la rel de dos esiste. Això també è certo. Matematicamente. O possiamo dimostrare matematicamente. Poi è vero che se io... També è certo che se io m'acheco... Non riconosco l'esistenza del tavolo... Non riconosco l'esistenza della tavola e... Cake, probabilmente acabaré a sopra del primo signor che sta alla prima fila. Cada vagada, pertanto, ha contenuti certi. L'idea è che caldria tenere un criterio di verità è molto posteriore al descubrimento del concetto di verità. È un'idea scettica che nasce mes tard amb els Pirronians e sesto empiric. Dell'avere criteri e quindi la questione del criterio e pertanto la questione di chi è l'amo della verità. Può andare? Andavano. Va bene? Sì, okay. Può andare. Okay. Quello che al che prima m'ha sobtat e m'ha interessat més della maniera com
com t'apropes al concepte de veritat, és el fet que, o sigui, hi ha una manera com que els filòsofs de vegades parlen de la veritat que sembla una banalitat i sembla una inutilitat, no? Que és la típica frase, la típica cosa que diem, per definir la veritat, doncs diem que la frase "el got és a sobre de l'aigua" és veritat si el got és a sobre de la taula. O sigui, el got és a sobre la taula és veritat si el got és a sobre la taula. No? I això és una cosa que en realitat doncs sembla que no tingui cap mena de... Sembla que no tingui cap mena d'utilitat, però jo crec que sí que la pot tenir. Però, diguem, a mi m'agradaria que ens comentessis per què el vincle que tu fas entre la veritat i la moral. No? Entre el... I aquí voldria mencionar una història que hi ha en aquest llibre, no? d'aquesta senyora, jo t'ho expliques una història sí. d'una senyora que en un poble, en uns barris, diguem-ne, bastant degradats de la província de Nàpols, no? D'una senyora que escup a una dona gitana. No? I tu allà dius que hi ha una mentida darrere d'aquest escupir a una altra persona, no? I la mentida és el fet que no li reconeix la humanitat. A mi m'agradaria que, si ens ho poguessis explicar una mica més, això. Aquest vincle entre aquest veure la veritat no com una descripció de coses en el món, sinó la importància política i ètica de parlar de la veritat. És una pregunta gran, com l'anterior, però bueno. Avui no ens estem difícil, de res. Difficile, più difficile. Sì, sì. Difficile, molto difficile. Questa è una domanda difficile. Pregunta difficile. L'impostazione che io... El plantejament. Tu, com ja saps, he escrit uns quants llibres sobre veritat. Veritat enverinada. És un estudi sobre l'ús del concepte de veritat en el debat públic. També he escrit Introducció a la veritat, que és, en canvi, un assaig general. I aquest vell llibre de fa molt de temps, che va essere l'inizio del mio lavoro sulla verità, che si intitola Desavventure della libertà e l'enunciato è la verità non esiste. Ebbene, in tutti questi lavori, in tutti questi lavori, io ho juntato la banalità della l'ampolla sta sopra la tavola, è certo, sì, e non è sì, sta sopra la tavola. È banale, ovvio. Assurdo. Dall'altro lato, per altra banda, le false credenze, tenim las falsas creenças, o las creenças certas e verdaderas, che ens empenyen perché actuem in un sentit o in un altro. La mentida che fa che aquella donna di Ponticelli al popolo a scupì alla cara a una noia gitana, una noia che tenia una nena a sbrassos, a questa noia le stava dient no fe unos mal, marchem a questa nit. Ella, come risposta, gli va a scupire la cara. Voglio dire, teatralmente drammatica. Allò teatralmente drammatico emerge dal fatto che è al fatto che la scupinata non acaba alla cara della noia, sino della nena, e crea una situazione assurda. En la seva violenza insensata, il espresso insensato. E preguntas, chi sentite a questa scupinata? Perché arriviamo nosaltres, umans, a scupire alla cara a una noia che te sta dient non facis mal? Perché? Perché evidentemente la falsa creenza ha attuato di tal maniera nel pensamento e nel sistema vitale di questa persona
che l'ha impesa a desumanizzare, a treure l'umanità alla noia che tenia al suo Daivan. Il nesso morale. E això és el vincle moral, l'aspecte moral. L'aspecte moral, que és en primer lloc un aspecte pràctic, no és moral en el sentit que cal ser bons i els valors, els principis i tot plegat. No, no, des d'un punt de vista d'acció. I des del punt de vista d'acció diem quin vincle hi ha entre la falsa creença i aquest estúpid, molt estúpid mecanisme del és cert només i només sí, està a la taula l'ampolla. El nexe és molt simple i és aquest. Pensem a quan utilitzem la paraula cert, vertader. Quan dius és cert? Normalment nosaltres diem és cert que la porta està oberta. No, nosaltres diem la porta està oberta. Normalment no diem és cert que Déu existeix. Nosaltres diem Déu existeix. Perquè llavors diem és cert? O és vertader? Devo rispondere io. Lo diciamo in situazioni in cui... Ho diem in situazioni in cui è rilevant. Cert, è així. I perché? Perché algú diu che non è així, in primer lloc. Hi ha algú che diu... La porta è chiusa. No, la porta sta tancada. E io dico... La porta è chiusa. Fulano diu la porta sta tancada. E l'altra diu no, sta aperta. Io che vedo la porta aperta dico no, no, un momento. Fulano terra o la porta sta aperta. La verità emerge come struttura concettuale. Pertanto, nosaltres podem no nomenarla, però la nostra struttura concettual, che anomenem veritat, surt en el moment del contrast, del conflicte, della controversia. I és per això que com més conflicte polític, discussió hi ha, més ens plantegem la qüestió de la veritat. En aquell cas, és així. Un altre cas és el del dubte. Per exemple, jo veig una dona, la meva veïna, que se'n va per ahí, amb tota plena de nafres, i jo sospito que el marit la maltracti o coses pitjors. I parlo amb ella i li dic, perdoni, és cert que el seu marit és una persona perillosa? I ella em diu, no, 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 en absolut, no, no, m'he pegat un cop contra la porta. Llavors, en el meu cap queda la idea de no, no és cert, al dubte. I aquí, que, com deia, la veritat emergeix quan no hi ha veritat, quan hi ha alguna cosa que no funciona, quan hi ha... E hi és i alhora no hi és. Uns altres casos són quan, per exemple, un cas típic és quan es discuteix, quan es parla. Jo dic, és cert... Guardo fuori e dico già. Miro a fora e dico, sì, è certo che sta piovendo, come sembra, allora è meglio che agafi l'ombrello. Meglio che agafi il paraigua. Il punto è, se è vero che i romani sono dei delinquenti, la questione è, sì, è certo che al gitano sono uns delinquenti, come ens diuen, certs poders polítics que tenen interessos en fer-nos creure en la conflictivitat, una conflictivitat política no certa, no autèntica. Si è cert això, aquesta dona és la causa de tots els meus problemes. Jo personalment no escupiria la cara a ningú, i menys encara a una noia que m'estàs dient una cosa així. Però en la bogeria d'aquesta dona que escup, nosaltres veiem com actua la falsa creença. I aquí arriba la força autèntica de la veritat. Tot això ens diu que la veritat és en primer lloc un'arma escèptica. Il grande errore. Gran error és pensar que la veritat sigui l'arma dels dogmàtics. Els dogmàtics ens han
robat la veritat, la religió, la ciència ens roben la veritat. La veritat és nostra. És aquí i és ara. I per tant és l'arma dels escèptics, del dubte che nosaltres tenim envers al polític, el dubte che tenim quan diem non costa che sigui així. Oh, beh, dal drammatic, conflittivo, vuole difendere una verità contro un potere che è mentita organizzata. La descrizione dei totalitarismi, in un certo senso, in un certo senso, giochi come quelli di Trump e Berlusconi non sono totalitarismi della democrazia, si nominano a volte democrature e sono totalitarismi della comunicazione. És a dir, la comunicació dominada per figures públiques molt riques, molt poderoses, que tenen molts recursos. Bé, la comunicació d'aquest tipus esdevé mentida organitzada, tal com era mentida organitzada la nazi. La mentida organitzada, que és una mentida organitzada? És tot un aparell de veritats, mitja veritats, falsedats absolutes, gairebé mentides, veritats parcials, che si articolano dins d'un orizzò, che divengono vita, cultura. Perché dico, doncs, rispondendo alla seconda pregunta, alle mani di chi è la verità? Alle nostre. En el sentit, nosaltres, que ens donem cops contra la taula. Perquè nosaltres no tenim. Aristòtel diu, és impossible per un home conèixer de manera adequada, és a dir, completament la veritat. Nel segon llibre de la metafísica, Alfa Petit, Aristòtel diu, la ciència d'aquells che si interessano per la verità, questa di la filosofia, è una scienza difficile per due ragioni. Primera, perché è impossibile per un uomo conoscere in maniera adeguata e completa la verità. E in secondo luogo, perché è impossibile non conoscerla. E odio Aristotele, perdoneo, non Nietzsche, Hegel o aquells che noi pensiamo che sono absurds dialectics. No, odio un sofista, odio Aristotele. Cosa ci sta dicendo? Che noi abbiamo verità. E che ci sta dicendo? Che noi abbiamo verità incompleta. E ciò che significa? Significa che abbiamo di lavorare sopra ciò. Non so, sto andando troppo avanti. Sto andando massa avanti, no? Perché quando è che la verità, che noi abbiamo verità perché complete? Quando è che teniamo verità complete? In due casi, io dico rapidamente e poi passiamo allora, al seguente. I due casi sono al dolore. Il dolore è una verità. Al dolore è una verità completa. Quando io pateixo, pateixo e pum. È la verità totale. È la verità totale. No? E quindi il dolore è mio. Il dolore è mio, è nostro, di nosaltres, nosaltres ciutadans. Non dal potere, non dal sacerdoti, non dal scientifici, non dai politici, non dai giuristi, non dal giurista, dal giudice. I giudici hanno a che fare con la verità, ellos sempre ripetono. La verità giudiziale è differente, la verità processuale è differente dalla verità reale. Ells tenen una verità che è a conseguenze di regole. Pertanto, non ells, sino noi, perché noi non abbiamo diners, abbiamo il problema concreto della verità. Perché dice ce l'hai già la verità? E qui vediamo perché Gesù gli dice non risponde, perché la verità è la chi e ara della coscienza individuale, aquella è la verità completa, e la chi e l'ara della coscienza individuale è il dolore. Che è
è completa, una verità. Che è completa, una verità completa. Prima. E la seconda verità completa che tenim è la verità delle forme. Questo può sembrare disorientante. Ciò può sembrare confuso rispetto a quello che stiamo dicendo. Però le forme sono state create per l'umanità per completare queste verità incomplete che teniamo a nostra disposizione. Se torniamo al rio che si puja uns 10 centimetri o 2 centimetri al mese, la metro di Turin queda inondata, queda chiaro che noi abbiamo una prima verità che consideriamo certa. Tanto la struttura di questa verità comporta una conseguenza formale. Non è molto facile intenderlo, però la logica, le forme logiche sono intents umani di completare queste verità incomplete che noi possiamo. Dall'incompleta verità. Treura della verità incompleta, se al rio cresce la metropolitana queda inondata, treura conclusioni inutili per l'azione. Potrei fare tanti esempi, ma potrei posare molti esempi, però meglio che maturi qui. Deixi'm che li pregunti a proposito della meva esperienza come periodista. Sì. Quando io vaig estudiar a la facultat, els professors ens deien, els fets són sagrats. Les opinions són lliures. Ótimo. Però semblaria que ja fa alguns anys hem entrat en una època en què les opinions són sagrades i els fets són opinables. Infatti. Això és igual, diguéssim. Factoid. Sí, però l'important són les opinions, el relat, la narrativa, no? Sí, sí, jo, sí. Exemples, vostès a Itàlia han tingut Berlusconi. Nosaltres a Espanya hem vist un govern que ha guanyat eleccions i eleccions i eleccions i no para de tenir membres d'aquest partit als judicis per casos de corrupció. Hem vist... Anche vist... in Italia continua così. Sí, manipulit. Sí, hem tingut als Estats Units Donald Trump que ha dit coses inqualificables sobre les dones... o sobre els immigrants, i tots aquests que he anomenat han guanyat les eleccions. La meva pregunta és si en el fons, no ens importa gaire la veritat. Si en el fons el que volem és viure en una bombolla de comoditat ideològica, conceptual, que fa que... Bueno, sí, Donald Trump a vegades és una miqueta maleducat, però diu la veritat. En el fons està dient el que jo crec que és la veritat, no? I per tant, i amb això acabo, igual que ens passa amb els antibiòtics, que de tant prendre segons quins antibiòtics ens immunitzem i aleshores ja no ens fan efecte, ja estem immunitzats... davant de determinades mentides i les decodifiquem com a veritats perquè ens són agradables i ens fan sentir bé. És, per tant, la pregunta de si en el fons no ens importa ja o no ens comença ja a importar gaire que els polítics ens menteixin. Altra domanda. Quanto altra tempo pregunta. Avete? Quanto tempo tenim? Abbiamo... Andavant, estic segur que... Grazie di queste domande. Grazie per queste domande. Molto interessanti. Sono molto interessanti. Sono anche un po' delle sfide. E che anche rappresentano un repta per me. Perché sono argomenti su cui ho riflessionato e lavorato, però è molto difficile sintetizzare. Non è gens facile. Però voglio intentarlo perché è una domanda molto adeguata. Ho sentito parlare di post-verità. Si utilizza anche il termine fattoide o pseudo fets alternativus, sì. L'assessora di questa assessora di
Donald Trump, che ha difensato il portaveo di Trump che aveva detto una mentira clamorosa, e egli aveva giustificato di no, egli ha parlato di fatti alternativi. Il fatto alternativo è curioso, perché se il fatto è fatto, non c'è un'altra versione del fatto. No? Ci sono molte versioni del fatto, però il fatto continua essendo il fatto. Però è interessante questa fase storica. È interessante questa fase storica. La mia opinione è stata disperata. Credo che sia una fase interessante. Allora, il primo punto è... Il primo punto... Ritorniamo allora alla prima domanda che vi ho posto. Torniamo alla prima pregunta che io ho formulato. Perché parliamo di verità? Noi parliamo di verità... Parliamo di verità e perché ci interessa? Ancora questo vecchio, ancora a questo vecchio, molto vecchio, macro concepto, super concepto della tradizione filosofica. Uno dei tre trascendentali. Sì, al veglio, un das tres trascendenze, unum, verum, bonum. As tres trascendentali. Perché stiamo qui, ancora, parlando di questa bella assunta. Allora, il punto interessante è questo. Il punto interessante è questo, che la verità non è importante. È inevitabile. È inevitabile. È inevitabile. È inevitabile. È la trappola. E sa che sta la trampa? Noi stiamo nella verità. E sa di, nosaltra estem dins la verità. Finci tot, per menti, em de sape la verità, em de creura che alguna cosa sigui certa. Per parlare, cioè ci sono i linguisti contemporanei. Ja, as linguistas contemporanes, as filosofs del linguaggio contemporani, che ens diuen che tot intercambio comunicativo, finci tot al mes antipatic, exigeix che hi hagi una relazione linguaggio-món alla forza, perché stem agli adins e a ciò soprattutto alla vita pubblica. Cada pas che fem è veritat o fals, è verità o no, cada pas pubblica, cada cooperazione pubblica. Se io dico passam al martello, l'esempio che fa David Lewis, il filosofo del che parlavamo ieri alla tarda, se dico passam al martello, tu has de creure molte verità per rispondere. Moltissime verità. E sono in questa petizione, passam al martello, non è un enunciato descrittivo. Il fatto innanzitutto che tu ritieni... E ha da avere in primo luogo il fatto che sigui certo che io voglio il martello. Sì, la verità del... Io voglio il martello e questa è la mia verità. Ed espresso è stabilita questo linguaggio per il quale se algù passa un martello a un altro, ciò significa varie cose rispetto alla realtà. Espresso stabilisce questo nexo entre la parola martello e il mondo. Un nexo, un vincolo che serve per comunicazione che non è verità per sé. Però è nel momento in cui la parola martello entra nel nostro linguaggio, la verità ens attrappa. È a ciò che dai avanti. Pertanto, fingi tot nel momento in cui sembra che non hagi cap verità, al gioco della verità è sta agli. A che te sa il gran engagno della verità? È che sempre è sta qui. Nosaltre i som asseguzza sopra, adinza la verità, e è la raó per la quale Aristotele Dio è impossibile disfersa. Impossibile conoscerla, è tan impossibile conoscerla come impossibile questa dialettica della verità è una lasciarla. Questa dialettica della verità è su una trovaglia filosofica molto antica, allora, probabilmente allò da donna nasce bene alla filosofia. E al tema che è molto interessante, lo che voste dai avanti. Qual è la nostra situazione? Chi è la nostra situazione? La es la democratizzazione del conoscimento, la progressiva democratizzazione del conoscimento, che vuol dire la conoscenza, che significa conoscimento, items informativi a disposizione di qualsevol.
Cada dia hi ha 3 quintilions i mig de bytes informatius che circulen pel món i circulen entre una sisena part della popolazione mondiale. Penseu come ci affetta questo crescimento di informazione. Il crescimento di informazione è ovviamente crescimento delle verità e falsità, se utilizziamo il termine informazione come contenuto comunicativo. Pertanto, abbiamo moltissime verità, moltissime falsità, moltissimi giochi che riescono a manipolare il mezzo vero, che possono manipolare il mezzo autentico, convertendolo in totalmente falso. E ciò cresce, aumenta cada dia. Un quintilio è 1.000.000.000 moltiplicato per 1.000. È moltissimo. Cosa succede in questa situazione? Che passa in questa situazione? Succedono le due cose fondamentali. Passano due cose fondamentali alle che assistiamo in internet. La crescita del narcisismo, di quello che è il crescimento del narcisismo dogmatico, la nomenosci. E sa di l'idea, io se ne so più di te, io se mes che tu, non la sanno granché, als altre non sapevano gaira, io se mes. È tipico. È tipico. No? Spessissimo ci si molto sovint, e si sente uno che dice delle cose senti, insomma, che insomma una persona poco informata, che però cose per parte di persone poche informate, però che pensano diciamo, sta informatissime. Ciò a cui puntano spesso i politici, e no? Che in ciò giugano ai politici, che donano a queste mezze verità che sembrano verità complete. E l'altra situazione è la che voi state descrivendo molto bene, essa di l'immunizzazione, diciamo, la rinuncia esceptica. Total, non esiste la verità. Che ci importa la verità? Di fatto, che cosa ce ne importa della verità? In realtà, l'importanza della verità si converte in trivialismo per una banda, essa di tutto è certo, e per l'altra banda, nichilismo, essa di res è certo. E am due cose, e praticamente le nostre vite attualmente oscillano entre un mattì normalmente trivialista, alla tarda nichilista e alla nita arriviamo a una combinazione entre narcisismo dogmatico e rinuncia scettica. E se oscilla la nostra vita attualmente, già non teniamo confianza in res, la verità non esiste. Beh, io penso che sti parlando massa. Ci sono 3 circostanze. Gli ha 3 circostanze che donano speranza, speranzadoras. Vedere cosa c'è di importante. Primo. Primera. Al crescimento. Verità. De verità. E anche sempre crescita di verità. També o crescimento. Crescimento delle informazioni, la verità sempre è crescimento di strumenti deines per distinguere la verità dal falso. La perché? Perché nel crescere simultaneo del vero perché del falso, il crescimento simultaneo di verità e falsità, io posso comparare, valorare. Avvertì. Poi si pensa che la massa sia idiota, non è vero. Pensiamo che la massa sia idiota, non è certo. Le persone accostumano a intendere perfettamente la retorica falsa. Quando abbiamo Trump, quando abbiamo semplicemente teniamo semplicemente una persona che agaffa mezzas veritats, le famose verità incomplete di Aristotele, e recolzanze o fem palanca amb la nostra malestà, la infla. Aquest és el procediment basic. La fal·làcia solen ser procediment enfatizzazioni di verità parziali. Molto sovint è così. Il punto interessante è un altro. Tanmateix, il punto interessante è un altro. E se nel momento in cui l'informazione cresce, crescono anche le zeinas agli strumenti. Per esempio, ricordo l'esempio della donna che stava nafrada, probabilmente
copeggiata, allora, appalissata pel marit. Beh, la differenza entre io e la mia mamma. Io sono prou vecchia per poter dire che la mia mamma era molto più sveglia. E se la mia mamma avesse avuto una veina così, non gli avesse ni passato pel cap che al marito le peghesse. No, ho pensato tan sol. Avrei pensato, si è pegato un colpo contro la porta. Come vedevo, la maggior informazione che io tinc ha fatto che pugesse al mio scetticismo e per tanto la mia capacità di buscare la verità. La mia ganas di buscare la verità. Mentre che la mia mamma ni si posava, pensava, ah, bueno, sarà pegato un colpo alla porta. Perché io tinc una serie di informazioni a Italia, e ho tenuto al caso dei femminicidi, non so se è comparabile a altri paesi. C'è un problema molto grave di violenza domestica. Sì, sì. Sì, sì, certo. Ma in Italia c'è stato addirittura un Italia, a un certo punto, gli ha avuto un momento donato, non so se fa 2 anni, due donne uccise, due donne assassinate per compagno marito cada 3 giorni. È un percentuale molto elevato. Quindi il discorso è estremamente interessante. Noi oggi lo sappiamo. Nosaltres avui lo sappiamo. La mia mamma non lo sapeva perché la violenza di genere stava tancata a casa sovente. E non si espressava talvolta ad una maniera tan violenta. Però esisteva a casa la violenza. Però non se ne parlava e avui lo sapevamo. Pertanto, prima circostanza speranzadora, cresce la informazione, crescono gli strumenti per distinguere la verità dalla falsità. Seconda circostanza, noi abbiamo un deposito molto ampio di informazioni pratiche, metodologiche e teoriche. Per lo scetticismo, per il buon scetticismo, per il buon esercizio dell'scetticismo. E a che deposito si nomina filosofia? non è una promozione. Non è una promozione dai nostri departamenti, nella pubblicità. È un'altra cosa. È una cosa differente, perché non è necessariamente la filosofia accademica la di che parla. Parlo di questa cultura che repa il nome di filosofia. Il nome di filosofia è una promessa. Una promessa di trasformazione dell'umanità. Di mutazione antropologica. Di cambi antropologici. Se noi ricordiamo l'uso del termine sì, ricordiamo l'uso del originale del termine filosof, l'uso originario non indica solo una scienza, una competenza, non è una scienza o una competenza, un'abilità, un sino una maniera, una forma di essere, la forma di essere critica e allora cioè, idealizzante. Essa di la capacità della idealità, lo deve ora agli altermini del no? Trascendere l'interesse immediato e una combinazione pertanto di scetticismo. Realtà e scetticismo, so di capacità di critica, capacimatesh, anche. Noi, nella nostra cultura, nosaltres, nella nostra europea, cultura, soprattutto europea, abbiamo questo repertorio. Teniamo questo repertorio, risorsa, no? Questo gran recurso. Questa grande risorsa che questo gran è recurso, la risorsa che ci insegna il rapporto con la verità. Anzi, insegna la relazione con la verità. Ci insegna che il rapporto con la verità è un rapporto insegna che la relazione con la verità è difficile. Alla felicità pubblica, alla però felicità dirigit no? Alla felicità perché pubblica, alla felicità politica, greci, perché no? Questa era l'intuizione dei greci. Sì, la promessa filosofica viene la promessa, sì, es- manté allora la promessa filosofica, cioè tenim l'eudemonia, la felicità insieme. Pubblica, la felicità compartita. Nosaltres tenim aquests recursos. E la terza, e acabo rapidamente, la terza recurso, circostanza la terza circostanza speranzadora
es que la especie humana y aquest es un plantejamiento naturalista, evolucionista del problema. La especie humana siempre ha aprofitado a sus recursos. Sempre ha esplotato, approfittato ai suoi recursi. Ciò significa che noi stiamo cominciando a esplotare, approfittare questi recursi. L'escepticismo che sta pujando al disinteresse cap a la verità è l'estate preparatorio molto importante per tal che spugli comincia a lavorare de debò. Per esdevenire filosofo, allò che deve al cittadino filosofo è il perfetto cittadino democratico, al che dubta delle mentite del poderoso, che non si adatta di, beh, io credo che ciò e questa è la verità assoluta. Stiamo vivendo un momento molto interessante. Molto interessante, è vero, anche secondo me. Anche io penso. Deixi'm che li posi un caso pratico. Amb permís del Daniel, eh? Sí, sí, per favor. Un cas pràctic. Vostè recordarà la guerra de l'Iraq. Ah, certo, la guerra de l'Iraq. Clamoroso caso di menzogna che ha creato una guerra. Que va crear una guerra. Teníem un president del govern a Espanya, amic de Berlusconi, per cert, es va arrenglarar amb George Bush, amb Tony Blair, i va dir a l'Iraq hi ha armes de destrucció massiva, hem d'anar a la guerra. Bueno, que hi vagin ells a la guerra, però jo em faig la foto amb ells. Per justificar la guerra. Per justificar la guerra. Quan faltaven pocs dies pel començament de la guerra, aquest president espanyol va anar a la televisió i va dir, m'han de creure, els estic dient la veritat, totes les persones que em veuen poden estar segures, cito textualment perquè són coses que et queden a la memòria, els estic dient la veritat, poden estar segures les persones que ens estan veient que els estic dient la veritat. Va començar la guerra, no van trobar armes de destrucció massiva, per cert, aquest president immediatament va deixar de ser president, i al cap, va perdre les eleccions, i al cap d'uns mesos, en un acte públic, va sortir i va dir, bueno, és que amb les informacions que jo tenia en aquell moment, això era la veritat. Ah, és molt fàcil dir-me ara que no hi havia armes de destrucció massiva, però a mi m'asseguraven que n'hi havia i, per tant, jo havia de dir que hi havia armes i havíem d'anar a la guerra. Més enllà de la simpatia del personatge, que ja deu haver deduït que no n'hi tinc gaire, ens va dir en algun moment la veritat? O la veritat ja estava en nosaltres i en ell i sabia que ens estava mentint? En fi, parlo d'aquest personatge, però això va ser mundial. Sí, certo. Sí, sí, sí. Beh, quello è un caso clamoroso, è stato. Un caso clamoroso. Va ser un in particolare è interessante che lui abbia proprio parlato di verità. È interessante che ell hagi parlat de veritat. Ora, a proposito di pugni, parlant di cops de puny, pugni alla cara, Altros, un filosofo del dret, un studioso del dret, deia che parlare di realtà e verità è come pegare cops de pugni alla tavola. Perché? Questa è l'idea che quando uno nomina la verità si sta facendo as dogmatics. Però ciò non è certo, perché si equivocate, perché noi pensiamo la verità nel momento scettico, non nel momento dogmatico. Quando una persona dice un cop di pugno alla tavola, sta dando una forza che è antialetica, d'una forza che è contraria, antialetica, a lezze, contraria alla verità. Nello stesso tempo c'è una forza. Al mateix temps hi ha una forza oggettiva. Sì, no, sento. È detto aleptico. Ho detto aleptico. Se sen o che? Sì, no, no, era. Sì, ora se sen? Ora se sen? Se sta sentendo? No, no, aleptic, sì. Aleptic. Alezia, aletico. Sì, aletic. Legato alla verità. Legato alla verità. Sì, ora se sta sentendo? No? Non si sente? No, non puc fer res. Jo aquí tinc tot encès i... És veritat que la traducció no està funcionant.
És veritat. És veritat. It's true. Ara sí. Ara sí. Ja funciona. Ok. Allora, insomma, nel caso specifico... Nel caso specifico... La procedura era semplice. Il procedimento era senzillo. Far passare per verità oggettiva... Far passare per verità oggettiva, perfetto, oggettivo, a ciò che era... Una, diciamo, una menzogna ideologica. Una mentira ideologica. Una verità, una tesi una trasmessa, tesi no? Una trasmettita... un contenuto, un no? contenuto che... fabbricata realtà... ex profes che fabbricata no, proprio su misura non era no, fatta su misura no, probabilmente dalla persona ex profes per verità, la no? persona la che Dio ha chiesto la verità sta nel momento in la mentira sta è nel momento in cui questa persona che sa molto bene don venen La notizia, l'informazione dice questo è Dio, vero. A ciò è certo. No? Nel momento in cui dice e nel momento in cui Dio a ciò è certo, io penso che è certo e sta trainnos, e sta mentindo. La verità pugno sul Beh, tavolo. È pertanto che la verità cop de pugna alla tavola. Quindi l'uso dogmatico della verità, pertanto, l'uso dogmatico della verità e l'uso verticista della verità. Quando la verità vede da dal... Non è verità, la verità, ripeto, vostè preguntava, chi detenta la verità? Nosaltri, a chi? Ara, la tavola. Aleshores, quina hauria estat, des del punt de vista de filosofia, la resposta correcta a la pregunta de a l'Iraq hi ha armes de destrucció massiva? Quina hauria estat la resposta correcta? D'algú que té informacions que diuen... hi ha armes de destrucció massiva i és el president del govern. Ma perché della filosofia? Però perché della filosofia? Bueno, perché vostè és filòsofa. Perché lei és... Ma... És igual, posis el barret que vulgui. La risposta della filosofia... La risposta della filosofia solo è la risposta escèptica e dialettica, che è la che stic donant in aquel moment. Nel dire così... Diena ciò, vostè sta fent una posada in scena perfetta della mentira al potere. A questa è la risposta della filosofia. Després sta la risposta dei tecnici, delle persone che sanno le cose, che noi avessi arma di distruzione massiva, lo vam sapere gairebbe di seguida. Non so se lo ricorda. Io non ricordo esattamente aquel investigatore che van inviare e che va a tornare a dire non ha armas. E després Colin Power va a dire no, os garantizzo io che i son. De nuovo fent al mateix camí, al mateix recorregut. Hi havia més raons. L'inganno tipico, no? Era il tipico inganno. Questa è la rappresentazione pura di come la mentita si appropria della verità e la utilizza. Il buon mentite sempre è qualcuno che també dice alguna cosa certa, perché se no non li creeremo. Al mentite non è qualcuno che dice, mira, dico alcuna cosa incredibile del tipo, ya omas fez de fum, per esempio, un esempio di un grande scrittore italiano, Palazzeschi. Non è solamente di una persona che ve e ans dio, è visto un uomo de fum, sino che è una persona che ve e dio, as mexicans son criminals. Perché sa che nosaltres hem trovat molts mexicans venedors de droga, perché hanno avuto problemi, perché hi ha els narcos, eccetera. Perché sa che nosaltres estem disposats a creure. La cosa interessante di questa mena di mentide è la captura della verità in benefici della mentida.
Ora, che quella, la questione delle armi di distruzione. La questione delle armi di distruzione massiva era un factoide, di Ottaglia, al concetto di fettoide, fettoide, e seria un simil fet. E se di presentas una tesi come se fosse un fet, mentre che non lo è. No és gens. A més a més, jo per abundar més en aquesta qüestió de les armes de destrucció massiva, hi havia una perversió, que era la inversió de la càrrega de la prova. És a dir, no hi havia uns que havien de demostrar que hi havia armes de destrucció, sinó que hi havia uns que havien de demostrar que no hi havia armes de destrucció. No, massiva, que no ci foc. De manera que, diguem, la qüestió és que... i a més, i aquí veiem també una mena de manipulació a la veritat, perquè va ser molt interessant, els iraquians van anar a l'ONU, em sembla que eren alguna cosa així com 50.000 folis, van aparèixer allà amb tot de folis, per demostrar que no hi havia armes de destrucció massiva, mentre que el Colin Powell, no, que en realitat és com el Colin Powell Point, no? Perquè va posar un PowerPoint, sí, no? Sí. En el qual hi havia un camió dibuixat, no? I de sobte el camió es veia la part de dintre. Dius, en aquest camió, a dintre, però dibuixadet, no? Hi ha un laboratori d'armes de destrucció massiva. No? O sigui que hi ha moltes perversions en aquest fet, no? On, clar, diguem, on justament un ha de demostrar la seva innocència, i aquí també doncs, hi hauria un vincle, doncs, entre la innocència sí, i la veritat. No? Ens queda un quart d'hora aproximadament, potser algú dels presents voldrà fer alguna pregunta, de manera que no sé si vol dir encara alguna cosa més o tu, Daniel, vols fer-li alguna pregunta. Bueno, jo només voldria dir una cosa. M'ha interessat molt la part en la qual doncs, ens ha encoratjat. No? Ha dit, no, les coses no estan tan malament, que probablement jo em penso que s'hauria de veure en el fet que des que en Trump ha arribat doncs, les vendes de 1984 han crescut moltíssim. Segur que diversa gent d'aquí ha anat a buscar a veure on tenia l'exemplar. Jo mateix ho he fet, on tinc el 1984 i me l'he tornat a mirar, no? La veritat és la mentida, etc. Però voldria saber, voldria simplement si la professora si podria fer una distinció entre aquesta tesi encoratjadora i la tesi que ens han venut doncs a les pel·lícules tradicionalment, no? que la veritat prevaldrà. No? És a dir, la veritat prevaldrà? Triomfarà. Sí, la veritat triomfarà finalment, i la qual cosa estaria vinculada amb una expressió que a mi m'ha semblat molt suggerent també en el seu llibre, que és la fragilitat de la veritat. No? Davant, si la veritat és fràgil, si és tan fràgil, aleshores... com ho farà per prevaldre? Com ho farà per prevaldre? Sí, potser si tots llegim Orwell, no? Serà, jo crec que seria un pas perquè prevalgués. Sicuramente, sí. Sicuramente... Sicuramente. Orwell è un buon esempio dei danni. È un buon esempio. Che la falsa verità. Dels danys che la falsa verità, d'allò che ens fan passar per cert, pot fer politicament, socialment, existencialment, umanament. Questo vale per le collettività. Això val per als grans collectius, però també per a les famílies. Tots sabem che les famílies a vegades són presoneres de mentides organitzades. Això, per descomptat, per és útil. Poi la fragilità pel que fa a la fragilità de la veritat i al fet io que la veritat triomfi. Jo crec que l'humanitat... C'è una linea riconoscibile. Hi ha una linea nello sviluppo della specie umana. E nel desenvolupament della specie umana a livello evolutivo, naturalista. E la linea è la democratizzazione progressiva delle specie. Le formiche vanno a trovare molto aviat la seva felicità politica e si vanno a organizzare molto aviat. Nosaltres ancora lo stiamo intentando. I aquest llarg, molt llarg procés ha tingut molts obstacles. L'obstacle de la religió, l'obstacle de la ciència, l'obstacle dels poders, de les oligarquies,
poteri centralizzati. Dal poter centralizzati d'una teologia pensata come teocrazia. Molti ostacoli. E avui ancora gli ostacoli come il totalitarismo della comunicazione. Tan è sci che avui parla di democrature, è a dire democrazie che in realtà sono dictature. Tanmateix stiamo avanzando in quella direzione. E il caos attuale, il caos informativo attuale del che parlavamo, è la dimostrazione di questo crescimento vertiginoso del processo di democratizzazione che va cominciare capo la metà del secolo passato, amb il nascimento della cultura digitale, poco a poco l'impulso della democratizzazione va a crescere in maniera esplosiva. E noi stiamo nella fase della RAO esplosa. Mao Deia, per citare un personaggio equivoco, in ser sentit, il tambè. Bene, diceva Mao. Mao deia che tutto è caos sotto il cielo. E comché egli era un dialettico e anche crudele nella sua logica, deia la situazione pertanto è eccellente. Ora beh, io non credo che la situazione sia eccellente, non credo che l'esplosione attuale della RAO sia in cima a una cosa positiva. Ci sono gli esplosionisti che dicono facilitiamo l'esplosione perché così acceleriamo il processo e arriveremo a un meraviglioso finale. Io non credo che sia così. Probabilmente la specie umana, dopo di esplotare e stagliare questa struttura che aveva creato, che si nominava RAO, andrà capo alla sua ruina, alla sua autodistruzione. Non lo so. Non lo so. Potrebbe essere ciò. Agli occhi che io posso vedere sono al segno del nostro esdevenire sceptic e comincia così a diventare filosofo. La filosofia comincia con l'escetticismo e poco a poco arriva a molte altre cose. Creu que hi arribarem abans de 4 anys i Trump perdrà les pròximes eleccions? O... Esperiamo. Bueno, com que tot va més accelerat, clar, hi ha les èpoques geològiques, però ara amb la digitalització tot va molt ràpid. No estaria malament que aquí també hi anés. Segur que algú de vostès té alguna pregunta, de manera que... no sé si les podrem agafar totes, mirem d'anar ràpid. Tenim un micròfon? Sí. Doncs, si és tan amable... Yo no soy tan optimista, por supuesto, porque la democratización popular puede ser, pero va muy lenta, y la mentira del poder va muy rápida, mucho. Entonces, como nos han hecho creer y lo han preparado de que hay el eje del mal y el eje del bien y que ahora todo aquel que viene del eje del mal es un peligro y nos lo han hecho creer y creer y creer. Y es eso, se crean mentiras, se establece el suelo perfecto para la mentira y luego se ejerce la mentira. Como lo de escupir a la gitana. Certo. Aznar escupió también porque hizo creer la mentira. Y ahora nos han hecho creer esto. Cualquier que viene del eje del mal, huyendo del hambre, huyendo de las bombas, es un posible terrorista. Pongamos fronteras. D'acord. No sé si vol fer algun comentari. Mentrestant, aquí una altra pregunta. Non so come vuoi, come è meglio. Sì, sì. Allora, segno soltanto, prendo nota del... Appunto. Di quello che diceva la signora. La pregunta, il commentario della signora. Se vuol fare algún comentario, e se no, següent pregunta. No, no, andiamo, passiamo alla... La falta di pratica delle virtuts cardinals, non di valor, sino di virtuts, a la humanitat actual, no creieu que pot ser causa d'aquesta falta de pràctica de la veritat? O és que tenim canviat el xip? Perquè el que és virtuts jo no en veig cap.
Ara, valors se'n parlen a tonelades. Valor per aquí, valor per allà, però de les virtuts no se'n parla. I parlo solament de les cardinals, No de les teologals, sinó de les cardinals. Pels que som joves, pot explicar què són les virtuts, sisplau? Les virtuts cardinals? Pot posar algun exemple de virtut cardinal, sisplau? Dic, pot posar algun exemple de virtut cardinal? No sé dir-t'ho, no sé dir-t'ho. Ah. Home, la justícia, no? Ah, d'acord. Ah, bé. Va bé. La templança. Molt bé. Entesos. Vull dir, les cardinals, no? Les d'Occident, no són d'Orient, són d'Occident. Aviam, alguna resposta sobre això? No, non so se ne vuole prendere due o tre domande insieme o rispondere. Sì, sì, certo. Allà, sisplau, li poden passar el micròfon a aquell senyor? Prendiamo tre domande. Passa, passa, sisplau, perquè si no, no acabarem. En aquell senyor d'allà. Prendiamo tre domande. Dopo i... Veloci, sì. Devo... Quanto abbiamo di tempo? Només volia saber. 10 minuti. Prendiamo queste tre, dopo, poi vediamo se ne possiamo prendere. Abbiamo un'altra pregunta? Només volia saber quina opinió té la professora sobre quin és el futur que tenen la veritat absoluta que s'atorguen les religions monoteístes. Molt bé. Vull prendre queste tre insieme. Dir... Fem aquestes tres? Sí. Ok. Doncs endavant. Gràcies. Dunque, sono tre questioni estremamente complesse. Son tres preguntas extremadamente complexas. Pel que fa a la pregunta della signora, esattamente, io sono d'accordo, non sono. Io stic d'accordo. Non so tan ottimista. Semplicemente intento catturare una situazione, comprenderla. E vedere, già che la filosofia ha un compromesso normativo, anche ens ha de dire una mica cap on anar. Come dicevo abans, la promessa della filosofia anche è trasformarci, farci attuare. L'idea, pertanto, è che se fem questa professione, hem d'intentar intendere cap on possiamo andare. Io non ho detto che l'umanità. Io non ho detto che l'umanità diventerà filosofa. Però, finché utilizziamo la verità da questa maniera, come verità dei dogmatici, come verità dei dogmatics, non verità autentica delle persone che patiscono il dolore e delle persone che ragionano individualmente. E che criticano, non aquella verità, sino la verità desde dal, top down, come dicono. Se noi continuiamo a lavorare così, se seguiamo lavorando così, sobre la verità, nosaltres fem come se tiréssim benzina al fuoco. Immagini l'incendio. Dell'esplosione della comunicazione attuale, dei meccanismi comunicativi che ha creato questo fuoco arrasador della informazione. Se utilizziamo la verità senza filosofia, noi lanciamo benzina al fuoco, all'incendio. Necessitiamo un'altra cosa, talvolta d'acqua. Già che sé che alla nostra cultura, anche all'angloamericana, però soprattutto all'europea, con le nostre tradizioni, abbiamo molta acqua. Molti strumenti abbiamo molte zeinas per lavorare con la verità e per questo ho forza, confianza in che avanti, tardo d'ora, cominciamo a appropriarci da queste zeinas. Però la questione del male è precisamente aquella mezza verità, il problema reale. A questa arrivata di moltissimi migrati, a volte anche perigliosi, cal dire. Perché a volte hanno rifugiati di Siria che si scappano di situazioni politiche drammatiche, anche arrivano altre persone. E a questa mezza verità è distorsiona e deve mentita totale. E è una mentita molto forte. Amb això estic d'acord amb vostè, perquè tenen uns instruments molt poderosos. La segona qüestió
mi interessa l'aspetto della praxis, della verità. La virtù era al nome che una gestione verticista della verità donava all'esercizio del cert, dell'autenticità, della sincerità, della trasparenza, della verosimilità, diciamo, veridicità, che sono la tipica virtù della verità alla nostra praxis. Però la cosa fondamentale è che ognuno di noi altri ha ricevuto l'aglio fondamentale del che onzoriam da propria una autentica educazione alla verità, educazione a desconfiare del potere quando ci inganna, educazione a creura e desconfiare di noi altri stessi. Per esempio, educazione per intendere che la verità è la nostra forma di tenere una relazione con gli altri. Beh, a ciò noi altri non teniamo. Le nostre società tardo-moderne sono società che io anomeno anti-alletiche. E sa dire che tenendo una mena d'anticossus contro la verità. Mi ricollego a quello che dicevo prima. E in giasso, quello che dai avanti. A ciò deriva dal fatto che alla verità si attrae alla filosofia e si addut cap alla religione e alla scienza. Le parole filosofiche hanno di tornare alla filosofia, la verità ha di tornare a travagliarsi filosoficamente. Noi altri non siamo filosofi professionali che siamo come noi altri, come tutti noi altri. Tutti noi altri siamo di tornare a travagliare filosoficamente sopra la verità. E qui vengono le virtù, perché è inutile parlare di giustizia se non è vera giustizia, di templanza se è simulazione di templanza. Ultima questione, la questione l'ultima questione, la verità assoluta. La verità è assoluta. La verità è assoluta. L'inganno l'inganno è creura che a questa verità assoluta stia là. Ripeto, la verità assoluta è il la verità dolore. Assoluta è al mio dolore. La verità assoluta è la rel de dos. È verità assoluta. È verità assoluta. Non è così utile. Non è tan utile. Non è che io la mattina mi nel sentito che io al mattino ma c'è che faccio la rel de dos che mattina la mangio per smorzare. No, non faccio. Però la radice di due parti. Però due a parte che la rel de dos è un concetto importantissimo, però descende banda ciò. È verità assoluta. È una verità assoluta. Lo certo è certo, e prova. Quello che lei dice, il futuro allora che della verità Dio, al futuro della verità assoluta. Beh, se la verità torna al suo luogo, che è al luogo del scetticismo filosofico di ciascuno di noi, può essere verità assoluta, ma può essere verità assoluta, però già non fa po'. Non so se ho risposto alla domanda. Non so se ambasciò risponde alla pregunta. Nelle religioni monoteiste. Alla religione monoteista. Questo è fondamentale, grazie. Sì, 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 grazie. Verità, grazie di questa domanda. Grazie per questa pregunta. Sì, oblidava. Vi ricordate l'Olimpo dei greci? L'Olimpo, no? Dal greci. L'Olimpo è la situazione degli dei. È la situazione, la morada das deus. E cada concepto te un deo, al concepto de poder te al dio Jupiter, Zeus. Al concepto de Rao te la dea desa Atenas. Il concetto di guerra, al concetto de guerra te Ares. Ogni concetto, eccetera. Cada concepto, fins i tot la povera, tenia una deesa per als grecs. E anche il limite è un dio. E anche al limite è un deo, poros. Pertanto, per havia deus per tutti i concepti. Vi ho preguntato mai perché non havia un deo verità? Non esiste. Non esiste. Perché la dea Alexia? Non
y había la deesa Aletheus. Quindi la verità è perché questo? Non esistía. Perché? Perché los griegos sabían que la verdad es una asunta nostra, no del Olimpo. Non è lo sguardo di Dio. No es la mirada de Deus. La verdad es la nostra mirada. Tant'è vero che il primo Tan es así que el primer Deus che va di io so che la verità era un Deo uomo che gli aggradava essere in alcun senso. Non so se ho risposto, no? E il fatto che le religioni monoteiste e il fatto che le religioni monoteiste abbiano voluto appropriarsi della verità è una traizione dal concetto, al mio intendere. Sono 2:15, aleshores. Hi ha alguna pregunta veritablement imprescindible? Però ha de ser veritablement imprescindible. Si no, doncs, no, si no ho sap... Aviam, li concedirem el benefici del dubte si li poden passar el micròfon a aquell senyor, sisplau. Gràcies. Se sarà possibile, se sarà possibile la controobiezione di questo signore d'aquest senyor, ho commentarà després, d'acord? A veure, jo estic molt d'acord amb una de les paraules que ha dit. Estic molt d'acord amb alguna de les coses que ha dit al final, que la paraula veritat l'hauríem de tornar a la filosofia. Però la meva pregunta és, no hi ha una crisi del concepte de veritat? És a dir, la veritat matemàtica ens ha fallat. És a dir, després dels principis de Newton, en què la humanitat va pensar que havia assolit una mena de veritat, almenys una mena de veritat, amb el caos, amb l'indeterminisme, amb la quàntica, amb la contradicció entre la quàntica i la relativitat, amb la dificultat que té l'home cada vegada que descobreix una petjada més del seu origen per col·locar les fitxes i saber d'on venim, cada vegada almenys la científica, la veritat científica, aquella en la que en un moment ens semblava, deixant la filosòfica a banda, perquè la filosòfica és molt difícil de respondre, com ha quedat sí, molt clar. Sí, certo. Semblava que en teníem una i aquesta se'ns ha debilitat. I aleshores jo crec que hi ha una espècie de pèrdua de creença en què hi haurà una veritat que ens doni resposta a les qüestions, no cal dir polítiques, que estan sempre molt lluny de la veritat, però fins i tot a les científiques, que semblava que era. I una altra qüestió, i amb això acabo, crec que això també es palesa en els opinadors, aquí se n'ha parlat. L'ús indiscriminat, és a dir, la barreja que fan constantment, i l'ús indiscriminat de la semàntica de les paraules, és a dir, fan servir una paraula per referir-se a una altra cosa que no té res a veure amb allò que s'està discutint. I després barregen la gimnàsia amb la magnèsia. És a dir, jo crec que això també és una crisi en un cert periodisme, no diré tot el periodisme, però un cert periodisme de la defensa de la veritat. La defensa de la veritat passa per una clarificació de la semàntica de les paraules. I això va a missa. Quello vuol dire è questo, è così. Questo è vero. Va messa, questo è così? Sì, terribile. Sì, si dice così. Messa, è terribile. Tremendo. Si utilizza così. Orribile. Questo è indiscutibile. Molto ironici i catalani. Molto ironici i catalani. Interessante. È interessante. Se vuole rispondere, chiudiamo. Dunque, allora io credo di aver capito, se ho ben capito, cioè, diciamo che la questione della crisi della verità scientifica si ha di comprovare, perché l'autentica verità scientifica è l'indeterminismo, è il falsificazionismo. Quando Aristotele dice che è possibile e inevitabile, sta dicendo la vera verità, cioè la verità sulla certa verità, verità, sì, la verità sopra la verità, anzi sta spiegando che sta passando di boh all'estevenimento della verità. La scienza autentica, pertanto, è la scienza che non è la depositaria della verità, sino che concepe la verità come forza e scettica che
porta al progresso. Di nuovo la vera scienza. E pertanto, de nou, la scienza autentica, la scienza che conté in sé mateix, la promessa della filosofia. Se di seguim andavan en la misura in che tenim a questa conscienza delle caratteristiche da questa trampa che è la verità. Perché tal come la descrivo Aristotele, è una trampa. Noi non possiamo sortire della verità perché la verità è impregnata tutto il nostro mondo, la politica, la giustizia, gli intercambi comunicativi, il nostro linguaggio, tutto, la scienza. Pensiamo all'importanza della scienza per l'industria, per le nostre vite, per la tecnologia. E la scienza tutta è amarata de verità, del concetto di verità, della funzione concettuale di verità, non del contenuto di verità. Ricordiamo che al cominciamento ha detto una cosa è il contenuto, verità, un'altra è la funzione concettuale che noi attiviamo nel momento in cui busquiamo la verità. Raoniamo, dubtiamo, discutiamo. Quindi questo riguardo, per cui a me io non parlo di crisi della verità. Io non parlo di crisi della verità scientifica. Al mio intendere è un trionfo della verità scientifica. La scienza anche è divenendo filosofa. In questa crescita di conoscimento. La scienza rivela la sua matrice filosofica, talvolta meglio che altri settori della nostra vita. In cambio, perché fa la precisione, sì, io un filosofo, la pratica della verità, e la pratica della verità, e mi riferisco al Signore che avanza giustamente ella, che al che conta è la posata alla pratica, virtuosa della verità. Ebbene, la pratica della verità richiede la pratica della verità, ma questo è demana esigesce la cura della parola, però a questa è un'acquisizione tipicamente filosofica. L'uomo filosofo, non al filosofo professionale che a vagadas utilizza le parole a benefici propri, perché con tutti i scientifici è espresso di necessità accademiche. L'uomo filosofo è precisamente un uomo. L'uomo filosofo, che è un uomo come Socrate, che sa parlare, in certo senso anche un sofista, che ha una coscienza del pericolo delle parole, del gran recurso che noi altri abbiamo con il linguaggio e del gran pericolo che il linguaggio porta con sé. Molt bé, doncs hem d'acabar, no sé si Daniel, si vols afegir alguna cosa. No, em sembla que aquestes últimes paraules han estat prou bones com per cloure. Doncs moltes gràcies, Daniel. Moltes gràcies, professora D'Agostini. A vostès també per haver vingut. Fins una pròxima ocasió. I als que ens estan seguint a través de l'estreaming del diari Ara, moltes gràcies també per haver estat a l'altra banda de la pantalla. Continuarem en els diàlegs de Pedralbes. El pròxim diàleg de Pedralbes serà el 16 de març, també un dijous, quin futur per l'estat del benestar en les democràcies europees.